Bella per tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di Consiglio Videogiochi fighissimi per telefono. Oggi parliamo di Juanito Arcade Mayhem. Juanito, Gianito, Juanito, come si dice, non lo so. Che è un gioco veramente fatto bene ed estremamente difficile, ragazzi, che praticamente omaggia tutti i videogiochi di una volta. C'è la storia survival, c'è anche una classifica del survival, appunto, gente che è riuscita a resistere più di 20 minuti in un survival molto molto difficile. Ed ora andiamo a vedere io quanto posso resistere in un survival. Se i migliori giocatori hanno superato i 20 minuti, vediamo un po' io cosa posso fare. Questo è bene o male il gioco. Bisogna colpire con un raggio laser dei globi verdi, che ogni volta che vengono colpiti si sdoppiano metà precisa fino a diventare piccolissimi e ovviamente distruggerli. Quindi te durante la partita cerchi di distruggerli il più possibile. Hai 3 vite. Quelli col caschetto hanno bisogno di ben 2 colpi per dividersi. La modalità survival fa sì che arrivino all'infinito, quindi è molto complicato riuscire a sopravvivere, e in più devi cercare di distruggerli il più possibile perché poi ne arriveranno anche altri. Questo ha una vita molto elevata e ti lancia anche dei proiettili. Questa è una vita in più che puoi prendere quando uccidi i globi. 1 minuto e 23 e c'ho già una vita sola, per farvi capire quanto è difficile questa modalità. Poi comunque ovviamente era la prima volta che usavo questa modalità, quindi non sapevo neanche cosa aspettarmi e non sapevo come affrontarla. Ok, sono morto, 1 minuto e 40, va bene così, arrivederci, sì, è stato un piacere. Pure le animazioni del caricamento sono divertenti. Per dividere la clonocellula genera più nemici. Ah, sono clonocellule, non sono globi. Clonocellule, vabbè. C'è il metodo facile, col crocetto, il metodo arcade e l'old school che non è ancora sbloccata. Io ora sto al nono livello, andiamo a fare il nono livello del secondo mondo. Ah no, del terzo mondo, scusate. Il primo mondo è il tutorial, poi c'è il secondo, questo è il terzo. Vedete che ci sono i blocchetti del Tetris che cadono, che se li colpisci ovviamente li fai male. Quindi avete visto che sono i vari videogiochi arcade raggruppati in un unico videogioco. Una cosa molto divertente. Sostanzialmente il gioco, come è stato creato, come è stato strutturato, è molto originale. Sebbene abbia preso spunto dai vari arcade di una volta, comunque è originale. Una cosa molto interessante, molto divertente, e vi posso assicurare che ragazzi le partite sono sempre più difficili e io sono arrivato ad un punto che veramente è impegnativo, veramente tanto, e le bestemmie non si fanno attendere, insomma. Ecco, ho solo una vita, perfetto. Qui come si perdono le vite qui, ragazzi? Bah, perso, sapevo io. Come si perdono le vite qui a questo gioco? Questa è la storia, vi ho voluto mettere la storia così vedete un po' come funziona. Lui sta giocando ai videogame, arriva un fascio laser, un alieno che distrugge tutto. Allora lui, grazie al suo amico, entra dentro il videogioco per cercare di riparare il tutto. E ora vi faccio vedere un po' il tutorial. Oh, hai funzionato ancora, prova a muoverti. Ok, io mi muovo per farvi vedere che funziona tutto. Perfetto, controlla che la tua arma funzioni perfettamente. Splendido, sembra tutto sia a posto. Iniziamo. Bisogna distruggerli, vabbè, questo è il livello semplice per farti il tutorial. Per far vedere che tu sei bravo. Bravo, 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 ma rimani allerta, ovviamente. Il tutorial è semplice. Mo perdo pure il tutorial. Faccio proprio la super figura. Ah no, c'ho le vite illimitate al tutorial, per fortuna. Ok, un power up, raccoglilo, yeah! Così puoi distruggerli meglio. Lancia il doppio pistola. Ce l'hai fatta, adesso facciamo i livelli. Ok, grazie. 3 stelle, super meritate. Allora ragazzi,
voglio solo farvi vedere il terzo mondo che ho sbloccato per farvi assistere a questo nuovo omaggio video ludico. Praticamente bisogna distruggere, vabbè, i blocchetti. Non ricordo neanche il gioco che vogliono omaggiare, come si intitola, come si chiama questo videogioco della pallina e dei blocchetti. Ma a differenza del gioco originale, che per vincere la partita bisogna distruggere tutti i blocchetti, qui non è così obbligatorio, perché solo da contorno distruggere i blocchetti, perché in realtà devi uccidere le palline. Quindi puoi anche tralasciare la distruzione degli stessi e focalizzarti solo sulla distruzione di queste cellule, anche se le cellule piano piano distruggeranno tutti i blocchetti, quindi bisogna stare attenti, perché una volta che vengono distrutti tutti, le cellule cominciano a cadere vertiginosamente ed è difficilissimo schivarle. Come potete vedere, sto perdendo vite perché le cellule mi vengono addosso. L'unica cosa un pochino negativa, tra virgolette, del videogioco è che il laser non autospara, praticamente devi cliccare sempre ogni volta te, non è che c'è un autoplay per il laser, quindi piano piano ti. Vabbè, ho vinto, vediamo un po' quante stelle prendo. 3, interessante. Ok ragazzi, questo è il gioco, spero che vi sia piaciuto, spero che vi abbia interessato. Mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.